giardino del nonno fa ciuf ciuf, fa ciuf ciuf, fa ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, notte di... Ha vissuto qualche meravigliosa avventura con i nonni, guardando quello che sanno fare o ascoltando le loro storie. Credo proprio che dovrò aiutarti. Che fai adesso? Ci sai fare tu. E infatti normalmente sono i nipoti ad ascoltare i loro consigli, ma i tempi cambiano e guardate che cosa succede in questa scuola. Siamo al Capitini di Perugia, dove gli studenti, 2 ore a settimana, sono tutti over 65 e gli insegnanti under 18, cioè insegnano i ragazzi e imparano i nonni. Quale materia? Internet e i computer. Mandare una lettera a altre persone, poi insomma, fotografare nel bollettino della posta e poi inviarlo via email. Ecco, ci sono tanti. Cioè, nella vita di ogni giorno lei ha detto qua il computer serve, io ormai ne ho bisogno di sapere come si usa. Sì, veramente, perché anche con la banca. Il problema è proprio questo: usare internet non è un hobby giovanile, ma una necessità per tutti. Ma se finora non l'hai mai usato, come fai ad iniziare? Ma per fortuna i nonni non si fanno mica spaventare da una novità. Pur essendo vecchio, è importante che rimanga a contatto con quello che è la società. Ho dei nipoti giovanissimi e perciò insomma... Ma ai nipoti chiedeva qualche volta aiuto? E io ho una nipotina tra gli altri nipoti di 10 anni, la quale è lei che molte volte mi suggerisce sul telefonino come fare a passare, no? Che lei che il computer... Allora, visto questo, ho preso il coraggio e mi ha ridato la carica di tornare a interessarmi. La nipotina quindi gli ha dato la carica. Sì, la carica per ritornare a... E questo permette di ringiovanire, cioè ringiovanire, di risentirsi giovani. E allora se puoi contare sulle lezioni a casa dei nipoti diventa ancora più facile, così questi 20 nonni hanno risposto sì all'idea di Poste Italiane, 15 incontri da gennaio a maggio per imparare i programmi di videoscrittura, i motori di ricerca, le email. Abbiamo insegnato a guardare le email, a pagare bollette, insomma posta elettronica, a scrivere documenti, lettere commerciali. Insomma, piccole cose, ma che comunque sia, insomma, nella vita di tutti i giorni possono fargli comodo. I docenti ovviamente non sono i loro veri nipoti, ma è come se fosse, e facendo gli insegnanti si è completamente capovolto il loro mondo. Capisco i professori che per loro è difficile anche, e noi pensavamo invece fosse semplice. Non è sempre facile essere chiari e far capire allo studente quello che si intende con le proprie conoscenze. E i primi a riconoscerlo sono gli insegnanti, quelli veri. Appena abbiamo fatto loro presente che c'era questa opportunità, hanno aderito in maniera spontanea, in numero addirittura superiore a quello che noi ci aspettavamo. Sono ragazzi, vorrei anche chiarire, di una fascia d'età abbastanza bassa, perché comunque hanno fra i 16 e i 17 anni. Hanno colto questa opportunità come un modo per mettersi alla prova, quindi sperimentare, mettere in pratica ciò che hanno appreso durante le ore di informatica. Un voto da 10 e lode, insomma, e il loro impegno si merita 3 aggettivi da encomio. Spontaneo, volenteroso e serio. Ed è più seri che nella versione studenti la mattina a scuola? Sono in 2 versioni differenti, sono seri in entrambe le occasioni. Il pomeriggio diventano seri in un'altra maniera, passano dall'altra parte della cattedra, quindi sperimentano sulla loro pelle, quindi con il loro modo di fare, quello che è il lavoro dell'insegnante. Quindi è un diverso modo di essere seri come alunni la mattina, seri come insegnanti, tra virgolette, a modo loro nel pomeriggio. E come reagiscono gli studenti? Imparano. Molto difficile non è, solo che bisognerebbe esercitarsi. In effetti a casa io ho un piccolo computer portatile, dovrei prenderne uno più grande. Se mi esercitassi probabilmente sarebbe ancora più facile. Devi fare i compiti a casa. Certo, i compiti a casa, esatto. E c'è chi è già avanti.
Tramite il computer di mia figlia riesco a vedere su Skype mio figlio in Messico, per cui con i miei nipoti e tutto, vedo quando fanno sul Pacifico lui in surf, vedo i pinguini, vedo tutto, è una cosa meravigliosa. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, fa ciuf ciuf, fa ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, notte di... E allora se Peppa Pig corre sul trenino guidato dal nonno, il nonno correrà su internet grazie a Peppa in uno scambio reciproco dove non sarà solo Heidi a dire "Ci sai fare tu", ma lo diranno anche i nonni, ma in fondo questa è la verità, lo hanno sempre detto.